Buongiorno Paola. Buongiorno. Come va? Molto bene, grazie. Di che società sei? Sono di Reed Exhibitions Italia. Ovvero? Ovvero l'organizzatore della fiera. Ecco. Come sta andando, Visco? Benissimo, molto bene. Quest'anno siamo molto soddisfatti. Okay. Abbiamo seminato per 4 anni e incominciamo a vedere i risultati. Già l'anno scorso era stata una edizione scoppiettante, ma devo dire che quest'anno è stata veramente molto buona. Allora, l'anno prossimo vi voglio centrale a fare interviste a qualsiasi persona. Senti Paola, tante persone che ho intervistato in questi 3 giorni sì. hanno appunto fatto emergere questa trasformazione, no, di Visco, no? Chiaramente alcuni pensando a tempi passati in cui era molto più grande, altri dicendo che è bello che quest'anno comunque abbiamo fragmentato e tagliato i rami secchi, ci sono in tre qualità, e altri ancora dicendo abbiamo avuto più risultati rispetto agli anni scorsi. Tu che idea ti sei fatta di questa evoluzione di Viscom? In realtà Viscom si trasforma tutti gli anni e la trasformazione secondo me è un dimenticarsi un po' del passato, perché deve essere così, senza però tagliare secondo me i rami con quella che è stata la parte bella della manifestazione, quindi senza dimenticarci dei visitatori che hanno fatto e degli espositori che comunque hanno fatto grande la fiera. È da 4 anni all'incirca che stiamo cercando di seminare, ovvero di andare in territori diversi che vadano al di là della comunicazione visiva, per cercare delle nicchie, degli sbocchi diversi che però possono essere di interesse per i nostri espositori. Quindi prima di tutto ascoltare il nostro espositore è il diktat che abbiamo imposto appunto ultimamente, sentire il mercato e capire dove sta andando, ma anche a volte lanciare dei trend. A volte non si è capiti perché si è troppo prima dei tempi, ma sicuramente poi i risultati si vedono. Qual è stato il trend che avete lanciato quest'anno? Ma in realtà abbiamo incominciato 4 anni fa, per cui ancora prima che si conoscesse con l'interior. Avevamo fatto un wrap ed interior decoration world, si chiamava l'evento, che è stato veramente un precursore dei tempi, perché ancora quando tutti facevano car wrapping noi abbiamo incominciato a parlare veramente di applicazioni assolutamente diverse per quanto riguarda la stampa digitale. Quest'anno abbiamo lanciato un contest molto carino che riguarda le lattine, per cui anche in questo caso far vedere qual è la personalizzazione che ogni espositore può fare con le proprie macchine e con i propri materiali, e anche questo devo dire che ha avuto un grande successo. Bene, quindi c'è stato un vincitore? In realtà purtroppo sì, perché a me non mi piace premiare qualcuno. Devo dire che erano veramente quasi tutte belle, perché non erano, no, erano tutte insomma, belle. Ha vinto la competizione. Ha vinto la competizione, assolutamente sì, assolutamente bene, sì. Bene. Senti, tu insomma in questo momento sei in questa navicella spaziale del pianeta Fenix a Viscom, e tra l'altro è appunto un po' il concetto di quest'anno, no? Di Fenix, questo ambiente spaziale, stellare, eccetera. Ti piace come ha allestito Paola sì, e il suo staff? Assolutamente sì, e mi rivedo molto in Fenix, perché io nei 4 anni di Viscom, in cui mi sono occupata di Viscom, ho visto anche Fenix cambiarsi completamente, ha cambiato pelle e ogni anno si rinnova, e devo dire che è una delle cose che mi piacciono tanto, a prescindere da qualsiasi altra cosa personale o non, è una delle cose in cui mi rivedo, nel senso anche c'è sempre dietro uno studio, sempre dietro una ricerca che devo dire che poi si vede anche nell'allestimento. Bene, 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 quindi insomma sei pronta per partire anche tu insieme agli altri di questo pomeriggio in questo, assolutamente questa navicella sì. spaziale. Dove vorresti andare se tu potessi utilizzare la navicella spaziale di Fenix? La navicella spaziale implica nello spazio, quindi ma se potessi rimanere sulla Terra andrei subito dopo Viscom da qualche parte a rilassarmi al caldo. Qui a prepararti. Assolutamente sì, assolutamente. Hai delle anticipazioni per il 15? Al momento no, però tra una settimana. Ma non ce lo puoi dire o no? Allora, le idee sono tante, nel senso che poi durante la fiera raccogli tante idee che poi dovrai mettere in pratica, però secondo me in questi tempi frenetici c'è bisogno anche di prendersi del tempo per ragionare e capire da tutti gli spunti, tutti gli stimoli che stiamo raccogliendo in tutto il team in fiera, tramite i colloqui con gli espositori, tramite la visione appunto di quello che sta andando e di quello che non sta andando, ci vogliamo ragionare almeno per una settimana per poi ricominciare a lavorare a sprombattuto per l'edizione del 2015. Molto bene, molto bene. Senti, vuoi raccontarci, ora che siamo quasi alla fase di conclusione, di Viscom un aneddoto, una curiosità, qualcosa che è successo di particolare? Oddio. Qualche espositore che ha dato di matto per la stanchezza, no. O qualche invece no, devo dire che ho visto tanti tanti sorrisi a differenza dell'anno scorso, e uno spirito veramente molto frizzante, per cui questo ha messo secondo me tutti di buon umore. Bellissimi anche i seminari di quest'anno.
in cui appunto era emerso che la cosa primaria è sorridere, per cui devo dire che, non so, forse non tutti l'hanno ascoltato, ma tutti lo stanno mettendo in pratica. Senti, concludiamo con invece i giovani che ho visto quest'anno, sì. Tante scuole, tanti ragazzi, da tante parti d'Italia realmente, ed è questa una cosa molto positiva, no? Assolutamente sì, anche quest'anno avevamo una collaborazione col Politecnico, da una parte il MIP ci segue a livello di contenuti scientifici che dobbiamo poi portare all'interno della manifestazione, ma abbiamo una collaborazione col Politecnico anche per due eventi che ci sono all'interno del Viscom Live, quindi da una parte addirittura con gli studenti di De Lucchi, che è uno delle archistar che abbiamo in Italia, e dall'altra invece una delle altre applicazioni più lighting and design con un altro dei nostri espositori che si chiama Sei Laser. Ma è proprio questa che ci piace, la collaborazione con le scuole per far vedere qual è il futuro, perché a volte sono proprio i progetti degli studenti che più hanno meno infrastrutture probabilmente e quindi più possibilità di esprimere la propria creatività, che è il leitmotiv che secondo me unisce tutti coloro che frequentano Viscom. Ok Paola, io ti ringrazio. Grazie a te Mario e grazie a Phoenix. Di rivederci l'anno prossimo qui, se non c'è una scelta. Io lo do per scontato. Insomma, e rivederci prossimo. Ok, perfetto, grazie. Buonasera. Mille, ciao.